amici di YouTube, buonasera e bentornati sul mio canale. Ultimamente sto registrando la sera perché ho parecchie cose di giorno da fare, quindi non ho molto tempo. Allora, io ora volevo registrarvi questo video perché ho delle cose da farvi vedere che ancora non vi avevo mostrato. Ho ricevuto un sacco di campionatura omaggio da parte di una amica di Brochet su alcuni prodotti, comprese bustine. Allora, volevo farvi vedere innanzitutto questa graziosissima bustina di Rocher. I prodotti in questione sono, vabbè, tutti i campioncini, che sono tantissimi. Adesso io ve ne ho portati solo 4, ma credetemi, ne ho ricevuti tantissimi, forse un 200 o anche di più, e misti tra profumi, creme, prodotti per il viso, eccetera. Allora, poi ho ricevuto questa piccola in formato mini taglia shampoo riparazione, che sicuramente porteremo via nel nostro viaggio a Cracovia, perché se voi sapete bene che oltre i 100 ml in aeroporto non si possono portare, quindi porterò questo e anche questo struccante che mi hanno regalato al centro commerciale San Martino da Douglas, vedete? Sono tutti in formato mini taglia, quindi vanno benissimo per l'aeroporto. Poi ho ricevuto questo serum vegetal roll-on, un altro, una matita del trucco gialla, quindi una jumbo color vegetal color mimosa, codice 02, che sulla mano si presenta in questo modo, non so se potete vedere, è graziosissima, penso che la userò adesso che arriva l'estate. Due di questi gloss, uno c'è la mia figlia Rosa, io ho tenuto questo qui che è color arancio, che è più adatto forse per il mio incarnato. I prodotti sono veramente buoni, voi sapete che il Rocher, insomma, è una garanzia, non lucidano molto, vedete, quindi sulla mano ha questo tipo di colorazione, è principalmente più gloss che rossetto, quindi io lo applico sopra il rossetto. Poi tantissime di queste cremine sebo vegetal, idra vegetal e altre facsimil. Questo fighissimo, ragazzi, veramente, questo è un ultra long lasting cream eyes shadow, praticamente è un ombretto in polvere che è bellissimo, mia figlia l'ha provato oggi, anche questo mi è arrivato in regalo. E guardate com'è sulla pelle, è bellissimo, guardate, e perché non è solo polvere ma anche crema, quindi ha un effetto praticamente lucido. Poi ho ricevuto 10 di queste gel Netoyange Ultra Cleansing Gel per pulire la faccia e il viso, in abbinato ovviamente alla sua crema in combo con la fascia appunto color azzurro, cioè dell'idrovegetal. Questo prodottino dell'Yves Rocher, che è un capelli sublimi e fortificati, un siero da mettere su. Io praticamente l'ho già usato perché questi prodotti li ho già ricevuti da un po', ma mi ero dimenticata per una questione di tempo di farvi il video. Poi quello che mi è arrivato è la verbena dell'Yves Rocher Shower Gel, buonissimo. L'Accord Chic Secret de Sans, un altro gel doccia profumato, anche questo, sempre tutto in promo in omaggio, di Brochet profumata, che io praticamente ho già quella verde che mi era stata omaggiata col primo ordine, e questa mi è arrivata col terzo ordine. E sono buonissime, ragazzi, veramente io queste qui le uso quando esco dalla doccia e hanno un profumo intenso. Me ne è arrivata un'altra, ma devo farvela vedere, dopo vado a prenderla. Inoltre, un'altra cosa che volevo mostrarvi sono appunto gli ombretti della The Balm. Io avevo già quelli di usato, quelli che avevo fatto vedere precedentemente, ma non ho ancora fatto un get ready with me insieme a voi per il trucco, lo farò, sono in ritardo, ragazzi, lo so, scusatemi. Allora, ho preso appunto questa Meet Matte Shaker della Eyeshadows Palette della The Balm, che io trovo veramente molto buone. Queste costano 29 euro, quindi non hanno un prezzo esagerato, e in omaggio appunto mi hanno dato delle creme di Lancome 1, 2, 3, poi mi hanno dato i profumini della Lady Million, molto buono, uno di Versace Yellow Diamonds e uno nuovo di Chloé, che è Nomad. Allora, queste palette della The Balm, come potete vedere, più o meno hanno il costo come
come tutte, nel senso che hanno un prezzo di 29,90, tipo quelle di adesso c'è una marca molto buona che volevo prendere da Sephora che costavano uguale, solo che per prendere da Sephora avrei dovuto pagare anche la consegna, invece qua sono andata a prendere direttamente Novara e ne ho pagato insomma 5,60€ di consegna. La palette è così, quindi molto bella, con questa parte a specchio, adesso ve la giro altrimenti vi acceco. Vedete, non sono molto grandi, però hanno la possibilità di poter essere, vedete, in combo abbinati i colori per poter fare lo smokey eyes, che è molto molto bello. Volevo appunto sostituirlo a quello che sto usando dalla Befana, credo, di Chanel, che è anche già abbastanza scalfitto, e volevo appunto provare questo. Se siete interessate me lo scrivete magari sui social e vi faccio, ripeto, un get ready with me con la nuova Cosmesi. Questo era appunto quello che volevo farvi vedere. Inoltre sono andata appunto al centro commerciale di Novara perché volevo acquistare un paio di jeans in sostituzione dei miei vecchissimi, nel senso che hanno 10 anni, jeans della Sylvian H, devo dire molto resistenti, ma ahimè sono marci, perché insomma dopo l'Easy e tra poco mi escono le chiappe, le ginocchia mi sono già uscite, vedete, perché comunque hanno un bel bucazzo, però non sono riuscita, ahimè, a trovare neanche un paio di jeans che mi stessero bene come questi, e quindi non li ho comprati. Sempre da Zwicky, sempre a Novara, al centro commerciale San Martino, ho preso questa graziosissima maglietta in voile da mettere appunto o con questo pantalone o con qualsiasi altro pantalone, perché ha dentro il bianco, il rosa, il nero, quindi sta bene un po' con tutto, jeans compreso. È molto bella, l'ho provata, mi sta veramente molto bene. Questa è una taglia M e il pantalone è una taglia 44. Ecco, questo era quello che volevo farvi vedere. Questo è tutto, ragazze, spero che il video come sempre vi abbia tenuto compagnia. Questo è il sacchetto di Zwicky. Se avete delle richieste particolari me le scrivete sui social, io sarò ben lieta di girarvi appunto il video del Get Ready With Me, perché è un po' che non lo faccio col nuovo trucco del mese di aprile. Ho saltato insomma marzo, credo che febbraio l'ho fatto, marzo l'ho saltato, e vi faccio appunto il nuovo Get Ready, così vediamo insomma tutte le novità relative ai prodotti di bellezza e alla Cosmesi. Vi ringrazio, vi aspetto di nuovo sul mio canale. Se il video vi è piaciuto, un pollice in su, e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao!